riconoscere umilmente il male che stiamo arrecando alla terra con l'inquinamento, la vergognosa distruzione degli ecosistemi, la perdita della biodiversità e lo spettro del cambiamento climatico. Sono questi i principali temi sui quali Papa Francesco ha sensibilizzato i cristiani con il messaggio per la seconda giornata di preghiera per la cura del creato, celebrata il 1 settembre. In sintonia con i fratelli delle altre confessioni cristiane, specialmente quella ortodossa, il pontefice ha richiamato l'attenzione dei credenti sulle sofferenze che affliggono i poveri e la devastazione che viene perpetrata al giardino rigoglioso che ci ha donato Dio, proponendo un esame di coscienza che culmini con il chiedere perdono per i peccati compiuti verso il creato, i poveri e le future generazioni. Il fatto che i cristiani di tutte le chiese preghino insieme per lodare Dio e la sua opera è un significativo progresso ecumenico, come spiega Monsignor Brian Farrell, segretario del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani. Ecumenicamente l'auspicio è questo, che su questo tema tutti, essendo d'accordo, possono tutti partecipare cordialmente, profondamente, spiritualmente, in una preghiera comune. In questo senso si crea un legame spirituale, e spirituale non vuol dire non reale, al contrario, spirituale, reale, di grazia, di presenza di Dio, tra tutti i cristiani. Per noi che lavoriamo nel difficile dialogo, il fatto che esista questo ambiente spirituale crea la possibilità di confrontare le grandi controversie teologiche con uno spirito molto più positivo, con una fiducia più grande. Nel suo messaggio, Papa Francesco ha auspicato la costruzione di una coscienza ambientale affinché si cambi rotta con atteggiamenti più rispettosi verso la natura e che l'uomo rinunci a quel bisogno disordinato di consumare di più di quanto si ha davvero bisogno. Ne parla con noi il cardinale Peter Turkson, finora presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Questo sembrava un po' strano, normalmente si prega per persone, ma questa volta è di pregare per la cura dell'ambiente. Quindi anche l'ambiente merita una specie di manifestazione di grazia da parte degli uomini, delle persone. Tutte le grandi religioni hanno una specie di dottrina sul creato, perché della creazione come, ecco, il rapporto tra Dio creatore e il mondo creato e gli uomini come, ecco, creature. Quindi queste esistono tantissime tradizioni religiose, ma per questo, proprio questo evento, cioè la causa è proprio questa enciclica di Papa Francesco, che propone un'ecologia integrale. Trattando il creato male, si riesce anche a trattare alcune persone male, no? Un po' di ingiustizia verso il creato corrisponde a un'ingiustizia verso alcune persone.